Vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione, area affollatissima da parte di Kovacevic. Straordinario stacco di Kovacevic, Juve in vantaggio, è il 20° del primo tempo. Gol da centravanti vero, centravanti da una volta, di rabbia, di potenza, di testa, con quel fisico possente, un gol veramente molto bello. Rivediamo, calibra bene il traversone Bacchini, osservate lo stacco imperioso. Pessotto, anticipo su Del Piero, poi di forza, Kovacevic, prova, gol, raddoppio ancora Kovacevic, tiro non irresistibile, portiere che non ci arriva, 2-0 per la Juve. Nonostante sia stato deviato il suo tiro, è un altro gol di potenza, da, come avevo detto prima, da centravanti di una volta, ed è un bel gol secondo me. E ancora gesti di esultanza di Ancelotti rivolto a Kovacevic. Sai Bruno la differenza che c'è tra i tifosi della Juve a Torino e qua? Che qui gli ultra sono anche in tribuna, nei distinti, nelle curve, dappertutto. A favore di Bacchini, va Bacchini, uno contro uno, parte il cross dall'altra parte, attenzione il colpo di testa rimesso al centro, Tacchinardi, gol, 3-0. Bravissimo. È stato bravissimo Pessotto a rimettere la palla in mezzo senza voler cercare di tirare in porta in una posizione non ideale, di modo che il compagno che arrivava in corsa aveva tutta la porta davanti, non poteva sbagliare. Direi che però l'azione è stata articolata molto bene, a cominciare dal lancio di Kovacevic a favore di Bacchini, il lungo cross di quest'ultimo rimesso al centro, ecco che rivediamo, vedete Pessotto rimette all'indietro, arriva Tacchinardi. Sono i suoi limiti, lui prende la palla, recupera da Pigana, da Del Piero. Conte, colpo di testa, Inzaghi, gol! Ha segnato ancora Kovacevic, che si è fatto male andando a colpire il palo. Tripletta di Kovacevic. Sì, quando fai gol ti passa anche più velocemente il dolore, secondo me. È un bel gol, anche questo merito. Qui Conte, Inzaghi. Sì, Inzaghi ha fatto un bellissimo assist. Kovacevic ha solo spinto la palla in porta. Era scontatissimo al passaggio al secondo turno, ma impreziosisce il tutto con questo gol di Conte, che è il 5-0. Conte, anche il capitano ha segnato. Sì, queste partite alla fine delle volte prendono queste pieghe di goleade, specialmente nel finale assumono toni e dimensioni molto molto grandi. Ancora Bacchini, Conte.